Buongiorno e ben ritrovati con il video giornale di Lecce News 24. Apriamo con una conferenza stampa importante questa mattina presso gli uffici della Procura della Repubblica di Lecce, che ha illustrato i dettagli di una vasta operazione condotta dalla Campania al Salento. I militari dell'Arma di Lecce, Napoli e Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 20 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al furto di armi e documenti di identità presso uffici dell'anagrafe della polizia locale, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e contrabbando di tabacchi, lavorati esteri ed altro. Le indagini che hanno portato al provvedimento giudiziario sono state avviate a seguito di un furto perpetrato nella città di Gallipoli nel luglio 2014, quando da una sede distaccata del comune ionico furono rubate 12 pistole, 200 cartucce e 1050 carte d'identità. Le attività hanno permesso di fare luce su numerosi episodi analoghi e di documentare anche contatti con esponenti della criminalità organizzata campana. Proseguiamo con una seconda pagina di cronaca, ma questa volta un'operazione della Polizia di Stato. Nella mattinata odierna sono state eseguite 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, tutte residenti tra i comuni di Campi, Trepuzzi e Surbo. I 6 sono accusati di rapina in concorso aggravata da lesioni. Per uno di loro c'è anche l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La rapina è stata subita da un uomo che è stato colpito dagli aggressori con il calcio della pistola in testa e successivamente con calci e pugni. Il movente dell'aggressione pare essere relativo al fatto che la vittima doveva del denaro ad uno degli aggressori, che si è vendicato in questo modo. E concludiamo con la cronaca giudiziaria. Ci sarebbero dei risvolti a seguito della morte del noto imprenditore salentino Giuseppe Mascello, stroncato da un infarto 2 giorni fa in uno stabilimento balneare di sua proprietà ad Alimini di Otranto. Il sostituto procuratore Francesca Miglietta ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e nel registro degli indagati comparirebbero 2 medici dell'ospedale di Scorrano, presso cui Giuseppe Mascello si era rivolto per dolori lancinanti al torace e dal quale era stato dimesso senza alcun allarme. Il giudice ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche del nosocomio di Scorrano, presso il quale Mascello fu visitato, e il trattenimento del cadavere per l'esecuzione dell'autopsia effettuata questa mattina dal medico legale Alberto Tortorella, che potrebbe far luce sulla vicenda portando all'accertamento di eventuali responsabilità. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.